Sarà una grande festa il concerto di Franco Ricciardi, intervenuto questa mattina in comune per la presentazione del suo concerto che si terrà sabato 10 giugno allo Stadio Maradona. Non riuscivo neanche a sognarlo perché per me era così grande, allora cercavo di evitare. Però poi così magicamente è arrivato questa cosa, però veramente è stata la magia, sono stati tutti coloro che hanno seguito questi miei anni e questo percorso fatto da più di 30 anni, insomma, restando sempre sul territorio, insomma, e quello sarà stato, insomma, alla fine siamo diventati veramente una grande famiglia. Un evento da tutto esaurito che per l'artista napoletano originario di Secondigliano è sempre vicino ai più deboli e un sogno che si realizza. Abbiamo aperto tutto lo stadio e in un mese, insomma, la grande soddisfazione, insomma, che è andato in sold out. Però io lo dico sempre, non è il mio evento, non è il... è il nostro, perché è il nostro evento, è una nostra vittoria, è una vittoria di chi ha creduto e oggi, insomma, si avvera questo sogno. 36 anni di carriera, due David di Donatello, un nastro d'argento e 21 album, oltre a tante collaborazioni e sperimentazioni nel cinema, Franco Ricciardi porterà con sé al Maradona tanti amici ed ha annunciato una dedica speciale per Scampia. Con il concerto di Franco diamo impulso a quello che poi sono i grandi eventi legati all'estate, al dopo l'estate in musica, e continuiamo il percorso, devo dire, virtuoso di Città della Musica. Proprio nel mese di giugno, come dire, spegniamo la prima candelina, perché nel giugno 2022 abbiamo creato l'ufficio musica e ora lanceremo la settimana prossima tutta una serie di altre iniziative, e questa di Franco Ricciardi si inserisce a pieno titolo nel top list. Icona della musica napoletana, Ricciardi è un artista molto amato e di grande umanità, che ha dedicato spesso il suo talento artistico a progetti di inclusione sociale per i giovani della città. Presto porterà la sua esperienza di vita e professionale anche nelle scuole e donerà degli strumenti musicali ai ragazzi dell'Istituto Minorile di Nisida.